ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui a caccia di Pokémon, sempre con Pokémon versione oro. Mi avete dato alcuni consigli, soprattutto uno dei primi è quello di cercare di beccare Pinsir, ma soprattutto la tecnica perché dobbiamo sostituire alcuni Pokémon in Marga, uno che l'abbiamo catturato e magari lo facciamo più potente degli altri. Comunque, quindi abbiamo beccato lo spaccarocce e possiamo quindi avanzare perlomeno per cercare di beccare il posto preciso dove avete consigliato che è possibile poi cambiare i Pokémon che abbiamo catturato. Ok, quindi qua all'interno ci conviene innanzitutto dare i nostri Pokémon e li facciamo un pochettino ristabilire, perché abbiamo fatto veramente alcune battaglie e magari rivitalizziamo un pochetto. Mi ha dato un consiglio, è quello di becchiare Pinsir. Non so però sinceramente dove riusciamo a becchiare, però ci facciamo un bel giretto, magari ne becchiamo un altro da queste parti. Ok, vabbè, la nostra squadra in questa forma è in perfetta forma e grazie. E poi a questo punto, in questo computer qua, spero. Ok, accendiamo il PC e vediamo se possiamo sostituire il nostro Pokémon, che è quello che abbiamo praticamente catturato. Sistema di memoria Pokémon aperto. Ok, fantastico. Allora, qui dovremmo in teoria depositare un Pokémon. Sì, in pratica ci andiamo a depositare quello che abbiamo doppione, perché abbiamo Big Gay, ne abbiamo due. Allora, sono diversi, credo. Ah, qua c'è l'uovo, vabbè, quello si dovrà schiudere, credo. Ok, uno penso sia maschio, l'altro sia femmina. Vabbè, dai, vediamo. Questo invece è gentile e questo invece è ardita. Vabbè, questo uno sostituiamo il gentile. Ok, lo consegniamo un attimo, lo mettiamo in questo box qua. Ok, quindi a questo punto vuoi fare altro? No. Quindi a questo punto facciamo ritira e dovremo ritirare, penso. Ok, bel sprut, fantastico. Ok, lo ritiriamo. Tocca al Pokémon. Ok, quindi a questo punto dovremmo beccarlo, penso. Così lo mettiamo magari anche in ordine. Ciao, ciao, ciao. Ok, no, non ci interessa più. Ci possiamo tranquillamente disconnettere. Allora, vediamo un pochettino se la situazione è cambiata. Certo che sì. Ok, quindi facciamo così un bel ordine e ordiniamo. Lo mettiamo magari a questo punto. Io direi di posizionarlo qui, così magari iniziamo a potenziare anche Bellsprout. Sta squillando il telefono. Chi è? Ah, il professore. Pronto Magnus, come sta l'uovo che ti ha... Ammazza, come cazzo... Vabbè, come ha fatto a capire che... Vabbè. Si è schiuso, sì sì. Vieni subito a mostrarmelo. Tu, come al solito, il professore è sempre... Scritto sincero, ci attacca sempre il telefono in faccia, vabbè. Quindi ci incamminiamo verso il professore, però... Grotta sicura, sì, questo lo sappiamo già. Poi entra. Allora, mi sa che dobbiamo parlare per ciò che riguarda... Ok, credevo che l'uovo si fosse schiuso, ma si è schiuso. Dov'è il Pokémon? Ah, aspetta, ok, c'è ragione. Aspetta, ho capito, te lo devo mostrare per terra. Allora, ho sbagliato, facciamo così. Dove sta Pokémon? Quindi se non lo vieni nell'ordine. Eccolo qua, eccolo. Allora, ordina e lo mettiamo qua. Quindi così dovrebbe vederlo e dovrebbe essere contento. C'è ancora il guscio, quindi è abbastanza evidente che è lui, no? Vediamo cosa ci dice. Come quel Pokémon? Nella mia esperienza non ho mai visto un Pokémon come quello. Ci sta prendendo per il culo. Ci sono, e come diceva Mr. Pokémon al telefono, che diceva forse stavolta il Pokémon... Oh, leggendario, ma va. Comunque, caro mano, sono più che sicuro che qualcosa di straordinario sta per avvenire intorno a te. Ci facciamo una grattatina, speriamo che non ci porta male. Ti vedo molto promettente. Sai che ti dico? No, che mi dici? Ho un regalo per te, grazie. Hai ottenuto pietra stante. Magnus, metti pietra stante nella tasca strumenti. Che cos'è pietra stante? Alcune specie di Pokémon si evolvono quando raggiungono un certo livello. Ok, se un Pokémon ha un pietra stante non si evolve. Vabbè, dalla un Pokémon che vuoi continuare ad allenare senza che cambi forma. Vabbè. Ti auguro buona fortuna con le tue avventure e mi raccomando per il tuo contributo alla mia ricerca. Mamma mia ragazzi, quanto è simpatico. Allora, vediamo un po' se riusciamo a questo punto anche a risollevare i nostri... Allora, qua non credo che si può fare qualcosa. Aspetta un attimo, volevo
se possiamo. Vuoi rimettere in sesto la tua squadra? Yes, ok, sì. La rimettiamo un attimo in sesto. Ok, penso che sia anche più veloce. Allora, sostituiamo un attimo e li mettiamo in ordine. Allora, Caterpie sta qua, perfetto. Questo lo invertiamo un attimo. Ci mettiamo Best Product, lo mettiamo qua. E poi ci mettiamo qui lava, l'ordino e lo metto qua. Ok, quindi portiamo avanti sempre Best Product, che a questo punto è a livello 7. Magari riusciamo a farlo avanzare di qualche altro livello. Manco a dirlo, becchiamo un PDA a livello 2. Beh, diciamo che questo lo dovremmo frantumare, visto che siamo a livello 7. Ok, vai, iniziamo con una bella frustatina. Penso che Bellsprout dovrebbe essere abbastanza veloce, quindi dovrebbe schivare qualsiasi attacco, spero. Allora, azione. E infatti abbiamo beccato pochissimo, quindi in teoria non dovremmo avere problemi. E infatti penso che al secondo colpo lo dovremmo frantumare. Sento che forse riusciamo ad arrivare anche a livello 8 dopo questa partita. Vediamo un po', anche se questo è scarso, quindi non so se ce la facciamo. Non è molto efficace, ok. Ok, 15 punti. Ok, ce l'abbiamo fatta, a livello 8. Ancora non abbiamo imparato niente? Vabbè. Abbiamo beccato Hoppip. Porca miseria, questo mi piace però, questo me lo vorrei beccare. Allora, Bellsprout, mi raccomando, mettiamoci l'impegno perché questo mi piace. Usa una frustata e vediamo. Cazzo, non è molto efficace. Diciamo che è andata veramente una merda. Che cavolo ha fatto questo? Porca miseria. Ha recuperato anche l'energia. Vai, vediamo un po' se riesci. Ti vedo in difficoltà, qua ci vuole qualcuno di forte. Non è molto efficace, ok, usa sintesi. Allora facciamo una bella cosa, vediamo un po' se riusciamo a beccarcelo subito. Ci becchiamo con una Mega Ball, vediamo se riusciamo a beccarlo, vai. Non mi deludere, non mi deludere. Questo dovrebbe essere una buona. Attenzione. Sì, l'abbiamo preso. Ho preso Hoppip. Ok, quindi accresciamo il nostro catalogo. E sono inseriti anche nel Pokédex. Quindi in pratica adesso. Ah, è sempre di erba. Volante. Ok, fantastico. Quindi questo lo potrei sostituire a Piggy. No, non gli voglio cambiare niente. Perfetto. Quindi è soltanto lì che lo possiamo cambiare. Fantastico. Oh, chi è questo? Attenzione. Aia. Mi sa che questa è una sfida, eh. Ah, ma ne tieni soltanto uno. Caos, campeggiatore. Chi c'hai? Ah, c'hai questo. Questo è forte, però. Siamo sullo stesso livello, Vediamo un po' se riusciamo. Vai, vai, Bellsprout. Fatti valere. Si carica, questo si è caricato. Bella frustatina. Gli hai fatto veramente poco, Porca miseria, ragazzo. Non ce la facciamo, secondo me. Non è molto efficace. Allora, cambiamo Pokémon. No. Mettimi qui lava, va, che qui lava secondo me gli dà un bel colpettino di braciere e lo distruggiamo subito. Anche se secondo me va bene, anche un colpo. Questo non è male, quindi secondo me è meglio usare braciere, perché secondo me ci vuole un colpo potente. E infatti così è. Bravissimo qui lava, vai. Morto anche lui, vai. 10 punti. Vabbè, a livello 10. Ok, fantastico. Quella riceve 57 punti esperienza ed è quello che volevamo sentirsi. Ok, quindi anche campeggiatore fa fuori. Che delusione. Vabbè, ragazzi, che ci vuoi fare? Purtroppo è la vita. Ok, quindi da qua dobbiamo andare forza nella caverna. Attenzione alla caverna, Meno male che è un po' illuminata, almeno si vede qualcosa, Però attenzione che qua di solito becchiamo sempre qualcosa di tosto, Che c'è? Non riesce a... Ah, ok. Perfetto, allora là. Ok,
Avevo visto qualcosa, ma già abbiamo beccato qualcuno, eh. Vabbè, Rattatat non è abbastanza forte, quindi dovremmo... Dovresti farcela, Bersprut, eh. Sei anche a livello 10, che... Vai. Un bel colpino. Ok. Andiamo con sta frustata. Lui ci ha già colpito, eh. Vabbè. Ah, e qua era quasi morto. Che palle. Per poco, non l'abbiamo ammazzato. Ok, sopravvento ed è morto. Vai, bravissimo. Peccato averne sprecati due. Vabbè, 32 punti esperienza. Fantastico, ok. Allora, becchiamoci questo un attimo. Che cos'è? Attacco X. Penso che accrescerà la nostra potenza dell'attacco. Ok, allora penso che sicuramente becchiamo qualcuno, eh. Dica anche di cattivo. Oh cavolo. Chi ci abbiamo adesso? E questo mi piace. Sed Shrev. Cavolo. Allora iniziamo. Dai, vediamo se riusciamo a catturarlo questo. Una bella frustatina. Ok, forse riesco a beccarlo, eh. Aspetta che forse riusciamo a beccare. Ha messo lo scudo però, eh. Aspetta, fammi vedere se riusciamo a beccarlo, perché con lo scudo secondo me c'ho qualche perplessità. Vieni. Vieni alla nostra squadra. Vieni alla nostra squadra. Ok, beccato. Ok ragazzi, la nostra squadra sta prendendo forma sempre di più. Comunque, spero come sempre questo video vi sia piaciuto. Non vi chiedete sempre di commentare se il video ti piace. Non ci vediamo nel prossimo video e bye bye.